Parte la vaccinazione per i pazienti immunodepressi, coloro che hanno una fragilità importante, a raccontarci come avverrà questa vaccinazione, questa quarta dose, è il primario di oncologia dell'ospedale San Donato di Arezzo. In realtà la categoria è molto ristretta rispetto alle precedenti, parliamo di pazienti oncologici fragili. In realtà... Con una severa compromissione del sistema immunitario. Di fatto, per l'oncologia dei tumori solidi, sono i pazienti che stanno facendo chemioterapia, quindi con trattamenti in corso, o qualche farmaco a bersaglio molecolare, ma sono categorie eh, ridotte. Ecco perché il concetto è una compromissione del sistema immunitario, quindi tutto ciò che lo deprime, che per noi sono appunto i trattamenti chemioterapici in, prima, in, in primis. E quindi, noi via via chiameremo le persone che finiscono al centro e sono in trattamento e gli proporremo la vaccinazione della quarta dose. Devono essere ovviamente passati 120 giorni almeno dalla terza somministrazione o eventualmente da un'infezione da Covid. La categoria è estremamente più fragile e vulnerabile dove sappiamo che la vaccinazione ha un effetto minore appunto a causa, o meglio di breve durata, a causa di questa compromissione del sistema immunitario che in questo caso è indotta poi dai trattamenti. Che vaccino verrà somministrato? Allora, vaccino mRNA, quindi o Pfizer o Moderna. Non ci sarà bisogno, mi sembra di capire, di prenotarsi, sarete voi direttamente dal centro oncologico insomma, ad avvisarli? Allora Sono pazienti in trattamento, quindi noi li intercettiamo via via che vengono qui oppure comunque li contattiamo preliminarmente quando sappiamo che afferiscono per, per poi la vaccinazione quindi sarà fatta qui nella sede dell'oncologia.